Praticamente sfumato Jacopo Dezzi, il Pescara stringe per Mattia Valotti di proprietà del Verona classe 1993, si lavora per il prestito con diritto di riscatto. Valotti, figlio d'arte, il papà ladino, è stato un buon metodista in Serie A e B, può ricoprire diversi ruoli nel cuore del reparto nevralgico, tra cui quello di trequartista, cresciuto nell'Albino F, passato successivamente al Milan, punto di forza della formazione primavera. Valotti è stato poi ingaggiato dal Verona, nelle cui fila ha collezionato nell'ultima stagione di Serie A 10 presenze, segnando anche un gol. Novità su Zampano, che tramite il suo agente ha abbassato la richiesta di ingaggio, scesa a 200.000 euro a stagione. Non ci siamo ancora, il Pescara offre un contratto di 5 anni a 150.000 euro netti a stagione. Pronta l'alternativa Lorenzo Del Prete, classe 86, di proprietà del Catania, già bianco-azzurro nella stagione 2010-2011. Ancora nessuna notizia circa il fantasista del Bari Cristian Galano, per il quale si è rifatto sotto l'Empoli del presidente Fabrizio Corsi. Donnarumma invece è tornato al Teramo a titolo definitivo. In caso di vendita futura da parte del club biancorosso, il Pescara si assicurerà il 30%. Infine il terzino destro Lorenzo Venuti, classe 95, che lo scorso anno la Fiorentina aveva trasferito in prestito al Delfino, è stato ingaggiato dal Brescia.